Grazie. Grazie al dottor Lobello per l'illustrazione che ha appena fatto, ma prima di dare la parola a Flavio Baretta, che è presidente dell'associazione Vivi Autismo Padova, vorrei anche salutare l'amico Luigi Tarzia, che è qui con noi, dove l'associazione Medici in Strada, che fa parte del famoso progetto Città Sane dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui Padova ha aderito. E quindi anche quando si fa rete su tutte le cose, oggi siamo qui al Senato, che è una cosa forse molto lontana dai nostri cittadini, ma nel momento in cui si ha a cuore e si sta assieme, io credo che questi tipi di politiche o di problematiche, chiamiamole come vogliamo, o di risorse, quali sono, non hanno colori di appartenenza, ma hanno dei valori, e i valori che a chi appartengono, appartengono a tutti, o chi non ci crede, non ci crede, ma siccome siamo qui e chi ci crede chiaramente si unisce attorno per raggiungere degli obiettivi. Ad esempio la scorsa legislatura io sono stato uno dei promotori della legge appunto sull'autismo, che ha dato un primo percorso del riconoscimento, mancano ancora molte altre cose, ne sono sicuro e certo su questo aspetto, però è un primo tassello, da 0 a 1 è un primo tassello, dobbiamo arrivare a 10, ma un po' alla volta io credo che ci arriveremo in una battaglia valoriale e culturale che fa sì che ci contraddistingue da altre parti. Credo che questo sia l'aspetto che ha unito da una parte i medici, l'associazione Medici in Strada, che aiuta gli altri in maniera volontaria, da questa parte dove un gruppo di famiglie si sono messe assieme per formare questa ulteriore associazione di Vivi Autismo Padova. Ma l'obiettivo è lo stesso, mettere a disposizione il tempo, la competenza, quello che ognuno di noi può dare per aiutare le persone che ne hanno bisogno. Io credo che la nostra scommessa sia la normalità, perché ognuno di noi può essere una persona con disabilità o una persona con normalità. Io credo che tutti noi abbiamo delle risorse, tutti noi abbiamo degli handicap, chiamiamoli così, a seconda di come vogliamo vederli. Ci sono alcune cose che si vedono, alcune cose che non si vedono. Tante volte uno che pensa di essere così ha molte più problematiche di altri. Io credo che i nostri ragazzi hanno il diritto alla normalità. E credo che questo sia l'obiettivo ormai discusso da decine d'anni, ma che non dobbiamo perderlo di vista per raggiungere questo grande risultato. E oggi ritengo che sia una cosa ancora più piccola, un piccolo granellino minuscolo in un contesto molto ampio, ma che le istituzioni si mettono assieme con il mondo del volontariato, dell'associazionismo. Tra l'altro 2020 Padova capitale europea del volontariato, quindi voglio dire, credo che sia un grande riconoscimento, e qui oggi ecco è un ulteriore percorso. Grazie per essere qui. La parola a Flavio Baretta, prego. Grazie.